Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi voglio parlarvi di un prodotto che non mi ha entusiasmato, mi ha straentusiasmato. Ragazzi, il prodotto di cui vi voglio parlare oggi è questo. È uno speaker Bluetooth, una cassa, chiamatelo come volete. Ragazzi, questo prodotto è eccezionale perché costa poco, ma è spettacolare. È costruito benissimo, ha prestazioni esagerate e costa davvero poco. Ragazzi, quando l'ho provato non ci credevo. Io l'ho preso su Amazon, vi lascio il link in descrizione nel caso lo vogliate acquistare o vedere da vicino. Ragazzi, è un prodotto che raramente un prodotto così economico mi lascia così sbalordito. Questo è uno dei pochi che ci è riuscito, perché veramente ragazzi costa poco meno di 25 euro. Il prezzo varia tra i 20 e i 25 euro, dipende dal periodo, dalla settimana. Comunque il prezzo è tra i 20 e i 25 euro. Adesso lo guardiamo da vicino ragazzi e vi lascerà a bocca aperta anche a voi. Prima di andare ad analizzarlo bene, cioè nelle sue caratteristiche, guardiamo cosa contiene la confezione e poi ne parliamo insieme. Allora ragazzi, all'interno subito troviamo una scatoletta con all'interno cavetto per ricaricarlo, USB Type-C, perché questo prodotto, sebbene un prodotto ragazzi molto economico, ha la presa Type-C. E già questo ragazzi è tutto a dire, perché ci sono prodotti che costano molto di più di questo, e non sto parlando solo di altoparlanti Bluetooth, ma in generale di smartphone o altri prodotti diciamo tecnologici che tuttora hanno la micro USB. Questo, sebbene un prodotto economico, ragazzi, ha già la Type-C, quindi già questo ragazzi è tutto a dire. Quindi troviamo all'interno un cavetto per ricaricare il nostro speaker, una corda per appenderlo dove vogliamo, poi vi faccio vedere dove va attaccata. E all'interno poi troviamo ragazzi il manuale di istruzioni e anche questo, la cosa ragazzi interessante, che c'è anche l'italiano. Quindi nell'ultima pagina in fondo abbiamo anche l'italiano del manuale di istruzioni, e non è così scontato che ci sia. E infine ragazzi abbiamo il nostro speaker, che è questo. Allora ragazzi, cos'ha di particolare questo speaker? È fatto tutto in gomma, vedete come è fatta la struttura, cioè con le viti che tengono fissata tutta la, diciamo, l'involucro in gomma. Qua abbiamo quattro tasti, quello per accenderlo, il play, il più e il più e il meno. Stavo dicendo il più è questo, sono un po' rincoglionito. Poi qua abbiamo un attacco per attaccarci diciamo la corda che ci viene data all'interno, per fissarlo come vogliamo, appenderlo, cioè si può fare veramente di tutto. Qua davanti diciamo c'è la parte dove escono gli alti e i medi, e qua dietro la parte dove escono i bassi. Qua abbiamo uno sportellino in gomma, sì ragazzi, perché questo speaker è IP67, quindi ha un diciamo un'impermeabilità molto alta, quindi lo si può immergere totalmente e lui continua a funzionare. Quindi lo si può usare sotto la doccia, lo si può usare in piscina, lo si può usare mentre piove, e in più questo involucro in gomma è resistente a qualsiasi tipo di urto. All'interno dello sportellino, vi stavo dicendo ragazzi, che è tutto in gomma per sigillarlo ovviamente, troviamo la presa Type-C per la ricarica, troviamo l'ingresso per una micro SD e l'ingresso del jack. La micro SD perché ragazzi questo speaker è in grado sia di funzionare con il Bluetooth del nostro cellulare, quindi noi attiviamo il Bluetooth, lui si connette immediatamente e possiamo far funzionare la musica del nostro dispositivo, o altrimenti se per dire vogliamo portarlo in zone in cui il cellulare non prende, non vogliamo proprio usare il cellulare con lui, usare questa cassa, visto che è resistente a tutto, quindi possiamo farla cadere, possiamo veramente fargli fare di ogni e dire ok, tanto questa resiste a tutto, la musica la faccio uscire direttamente da lei. Cosa succede? Mettiamo la micro SD con la nostra musica e da questi tasti possiamo comandare diciamo il funzionamento della musica. Adesso vi faccio vedere. Allora, ovviamente se io vado ad associare il mio smartphone, attivo il Bluetooth, poi vado ad accendere la cassa tenendo premuto il tasto qualche secondo, avete sentito il suono? Ok, adesso ovviamente il mio smartphone non è qua, quindi lui in questo momento e sarebbe pronto sia a connettersi Bluetooth col mio smartphone che a funzionare tramite la micro SD. Allora, andando a premere ancora il tasto accensione una volta, non tenendolo premuto ma cliccando una volta, adesso passiamo in modalità micro SD.
Ok, è partita la musica della micro SD. Adesso abbasso un attimo il volume. Mentre nella prima, diciamo, soluzione, avviandolo, si sarebbe connesso direttamente allo smartphone. Cliccando una volta l'accensione, come vi ho fatto vedere, passa alla modalità micro SD. Ovviamente qua possiamo mettere in pausa o far ripartire la micro SD, e con i tasti più o meno, cioè quelli del volume, tenendoli premuti più a lungo, passiamo, andiamo avanti o indietro nella traccia. Quindi se io tengo premuto questo, vado all'inizio della traccia, che è la prima della micro SD. Se tengo premuto qua, passo a quella dopo. Vedete che è passata alla traccia dopo. Quindi è totalmente indipendente dallo smartphone e allo stesso tempo è totalmente compatibile con lo smartphone, ragazzi. Quindi è un prodotto eccezionale, però queste caratteristiche, diciamo, non sono caratteristiche uniche, nel senso che mille speaker di questo tipo ce l'hanno, ma la sua potenzialità è l'IP67, cioè l'alta impermeabilità e la resistenza agli urti data dal suo guscio. Ragazzi, ricorda molto, guardate, aspettate che fermo la musica, se no dopo ve lo faccio sentire come pompa anche a livello di potenza. La cosa che ricorda molto la GoPro Hero 5 Session, guardate, come concezione, fatto tutto in gomma come la GoPro. Praticamente sembra la GoPro Hero 5 Session più grande, però con la stessa struttura, vedete, con tutte le viti a brugola che tengono il guscio esterno, quello di protezione. Anche qua abbiamo le vitozze, cioè che lo fanno veramente, non è leggero, ve lo dico, è abbastanza pesante, però veramente tanta roba. Dovrebbe dare circa 5 ore di musica. E in più, ragazzi, qua davanti, adesso ve lo faccio vedere anche sotto la telecamera, vedete che c'è questo buchino che è il microfono, perché ovviamente collegandosi Bluetooth al telefono, attraverso questo speaker, se il telefono ci suona, possiamo rispondere direttamente parlando verso lo speaker, avendo il microfono ovviamente. Quindi, ragazzi, questo prodotto è eccezionale, adesso ve lo faccio vedere in azione, innanzitutto a livello di potenza, adesso ve lo faccio sentire come pompa, perché sono 10 watt, cioè non so se adesso sul microfono ce l'ho qua, non so come si sente, adesso abbasso il volume, non so se ovviamente dal microfono dal microfonino che ho qua riproduce veramente la potenza che ha, ma si sente bene e pompa di brutto. In più, ragazzi, se comprate due speaker, questi speaker hanno una funzione che è questa, adesso ve la faccio vedere sulla confezione, che è TWS. Praticamente i due speaker si sincronizzano e avete un effetto stereo, quindi passate da 10 watt a 20 watt di potenza e più un effetto stereo. Quindi, ragazzi, adesso, senza perdere altro tempo, andiamo a vedere cosa è in grado di fare questo speaker a livello di impermeabilità e resistenza all'acqua e anche magari agli urti. Rimarrete sbalorditi, perché ricordo, ragazzi, che costa meno di 25 euro. Andiamo. Ok, ragazzi, andiamo a riempire il lavandino d'acqua, andiamo a prendere lo speaker, facciamolo partire. Ovviamente l'acqua va a togliere il suono perché chiude tutto, però guardate, quando lo tiro fuori mi continua a funzionare. Cambiamo canzone magari. Ragazzi, avete visto quanto impermeabile questo prodotto e soprattutto, ragazzi, come continua a funzionare. L'effetto poi dell'acqua che viene sollevata veramente spettacolare. Adesso facciamo un'altra prova, giusto per farvi capire quanto veramente, ragazzi, questo prodotto è top. Yeah.
ragazzi, non vedevo l'ora di parlarvi di questo dispositivo perché secondo me è veramente eccezionale, cioè al suo prezzo non ha eguali. Vi ricordo sempre che vi lascio il link di Amazon in descrizione. Avete visto le potenzialità sia a livello di suono, a livello di impermeabilità, a livello di urti, perché ragazzi questo resiste a tutto. Quindi ragazzi, se questo video in cui ho provato questo speaker e vi ho fatto conoscere uno speaker che non costa tanto ma che ha potenzialità e prestazioni da paura, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!